Amici sportivi, immagini dall'impianto sportivo Cortine di Sant'Agata Irpina in Solofra, quarto turno di Coppa Campania di calcio a 5 di Serie D. Si affrontano i padroni di casa del Victoria Solofra e Dalmazia Futsal. È la gara di ritorno all'andata. I solofrani si sono imposti a Salerno per 4-1. Ancora Michele De Maio prova ad andare via. Il rimpallo lo favorisce e il pallone che termina in rete 1-0. Per il Victoria Solofra all'ottavo del primo tempo di Russo, Michele De Maio è quasi nell'area di rigore del Dalmazia, non vi entra, scocca in un sinistro che spedisce il pallone nell'angolino basso alla sinistra di Liguori per il 2-0. Offerta di campionato a Calvi. Parmigiano, gol 3-0, un destro dalla lunga distanza che sorprende Liguori. Siamo ancora al nono della prima frazione di gioco, non si è esaurito il minuto, è subito ripartito il Victoria Solofra e Antonio De Maio sfrutta la dormita difensiva del Dalmazia, sorpresa occhio al movimento in aria di Granata che accorcia le distanze. Dunque 4-1. Il tocco sotto di Michele De Maio per il 5-1. La finezza di Zorro De Maio. Quinta rete per il Victoria Solofra. C'è il gol del Dalmazia, ancora con Granata, doppietta per lui, tredicesimo del secondo tempo. La respinta bassa di Vitiello, Lettieri, è stato trattenuto storto. Il gol del Victoria Solofra, sesta rete firmata Antonio De Maio, diciassettesimo. Il lancio di Vitiello. Parmigiano, gol di Parmigiano, tutto solo con freddezza, girone di ritorno, a quel punto soprattutto con una vittoria del Solofra non sapremo quali ostacoli potrebbero fermare la corsa della squadra di Palumbo. Intanto c'è l'ottava rete di Nevola all'ottavo, destra per Nevola, si è allungato il pallone e ha consentito a un difensore di liberare la propria area di rigore. Triplice fischio del signor Sommese di Nola nella gara di ritorno del quarto turno di Coppa Campania di Serie D. Il Victoria Solofra ha battuto per 8-2 il Dalmazia Futsal e si è qualificato alla semifinale della manifestazione tricolore. Victoria vince 8-2 nella gara di ritorno contro il Dalmazia Futsal Salerno. Siamo con Biagio Nevola. Allora Biagio, il Victoria Solofra accede alle semifinali di Coppa, incontrerà il Montella, si prolunga quindi la sfida sia in campionato sia in Coppa con la squadra irpina. Le tue sensazioni in merito? È una partita dura perché loro ci stanno dando fastidio anche in campionato, però la nostra squadra è una squadra molto forte, abbiamo Parmigiano, De Maio, Russo che sono di categoria superiore e perciò dobbiamo andare nel doppio confronto e dobbiamo vincere tutte e due. Questa sera anche questa gara poteva sembrare un attimino difficile per le fatiche di sabato scorso e anche per la fatica nella gara d'andata, il risultato però ha detto tutt'altra cosa, il Victoria si è imposto in maniera molto agevole. Sì, questa sera abbiamo giocato davvero molto bene, mentre sabato non abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci siamo riscattati stasera molto bene. Siamo in compagnia di Antonio De Maio che questa sera ha griffato la vittoria del Victoria con una doppietta. Antonio De Maio, lo ricordiamo, è alla sua prima vera esperienza nel calcio a 5. Allora Antonio, un commento sulla tua prestazione personale e sul cammino del Victoria in Coppa ed in campionato. Guarda, innanzitutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato tanto a crescere e mi fa davvero piacere stare in questo gruppo dove, devo dire la verità, mi trovo tantissimo bene e un grazie a loro, innanzitutto.
Poi per quanto riguarda la vittoria di stasera è stata molto importante perché abbiamo affrontato una squadra abbastanza dura e speriamo che arriviamo in finale, guarda. Poi abbiamo il Montella, è una squadra già affrontata, quindi sappiamo che ci aspetta, quindi speriamo bene. Come dicevo, è la tua prima esperienza nel calcio 5, chi è il tuo esempio in squadra? Guarda, a me piace Russo, infatti dedico anche il gol, perché mi incoraggia molto come tutti, ma lui in particolare, quindi, e anche Parmigiano che dice che sono il suo pupillo, quindi un grazie a loro innanzitutto, ma a tutta la squadra. Siamo in compagnia di Antonio Romano, presidente del Victoria Solofra. Presidente, allora, una nuova vittoria per la squadra del Victoria, si accede alle semifinali di Coppa Campania, incontreremo ancora una volta il Montella. Sì, diciamo che in 15 giorni ci giochiamo campionato e coppa col Montella, perché il Montella sta a 3 punti da noi, è una bella squadra, sta ai nostri livelli e quindi è tutto da giocare. Anche se i ragazzi che con la partita con l'Ariano hanno avuto un po' di calo, sono stati subito richiamati dal presidente all'attenzione a come la nostra squadra deve giocare. Stasera hanno fatto una bella partita contro un ottimo avversario, che anche loro stanno primi in classifica al loro girone, il Dalmazia Salerno. Questa sera appunto con un freddo polare ancora all'aperto, il Victoria però ha dimostrato tenacia, grinta e soprattutto coesione di gruppo, è stata una grande prestazione. Sì, sì, è un'ottima, mi sono piaciuti, veramente hanno fatto una bella partita, veramente bravo a tutti, bravi, fatto un'ottima partita. Con noi è il tecnico della Dalmazia, Pierluigi Mottola. Allora mister, questa sera la sua squadra presentava anche diverse assenze e non è riuscita purtroppo a ribaltare il 4-1 dell'andata. Sì, diciamo che questo purtroppo delle assenze è un trend che un po' ci perseguita dall'inizio del campionato. Ad ogni modo abbiamo preservato anche alcuni ragazzi perché il nostro principale obiettivo quest'anno è il campionato, dove insomma, stiamo facendo benino, insomma, siamo primi in questo momento. Speriamo di continuare su questa falsa riga. Faccio i complimenti subito al Victoria Solofra per una squadra eccezionale, veramente attrezzatissima. Penso, mi esprimo forse un po' in maniera, voglio dire così, però penso due categorie superiori, non meno. Ecco, se deve trovare una lacuna nella sua squadra, nelle due gare di Coppa disputate contro il Victoria, dove potrebbe rimarcare qualcosina? Ma io personalmente io ringrazio sempre i miei ragazzi per quello che danno. Io non mi dimentico che questi ragazzi vengono tutti dal calcio a 11, il nostro è un progetto, sono tutti ragazzi dell'anno 90, 91 e 92. E chiaramente rispetto a squadre con maggiore esperienza pecchiamo in, voglio dire, cali di attenzione.